Ciao amici, oggi voglio sfatare ben sette miti sull'acqua. E scommettiamo che vi saprò stupire? Iniziamo dalle basi. L'acqua rappresenta il 60% del peso corporeo maschile, il 50-55% di quello femminile e in un neonato rappresenta addirittura il 75% del peso totale. Ma allora siamo esseri liquidi più che esseri solidi? Beh, in un certo senso sì, per questo immaginate quanto sia importante bere acqua per il nostro equilibrio. Infatti, bere durante il giorno è fondamentale per le funzioni fisiche e cognitive. Purtroppo ci sono molte credenze popolari, ma cerchiamo di fare chiarezza. Quindi scopriamo subito le false credenze sull'acqua. Eccole qua, se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. 1. L'acqua fa ingrassare. Niente di più falso. L'acqua non ha energia, non ha calorie e se i liquidi fanno aumentare il peso è solo in modo momentaneo. Anche la ritenzione idrica non è dovuta all'assunzione di acqua, anzi, bere aiuta. 2. Acqua oligominerale contro la cellulite. Non è necessario preferire l'acqua oligominerale a quella più mineralizzata per contrastare la cellulite e rimanere in forma, perché l'acqua favorisce sempre l'eliminazione dei sali in eccesso del corpo, che sia oligominerale o meno. 3. Il calcio dell'acqua non viene assorbito. Falso. L'intestino assorbe il calcio dell'acqua proprio come quello del latte e dei latticini. Quindi i minerali contenuti nell'acqua si aggiungono a quelli degli alimenti. 4. L'acqua ricca di calcio favorisce i calcoli. Falso. Chi soffre di calcoli deve bere molto durante tutto il giorno, più degli altri, e se l'acqua contiene calcio non contribuisce alla formazione di calcoli. 5. Meglio acqua con poco sodio. Falso. Anche chi soffre di ipertensione può bere acqua contenente sodio. La percentuale di sodio nell'acqua è molto bassa, irrilevante per la pressione. 6. L'acqua gassata fa male. Falso. L'anidride carbonica contribuisce alla conservazione dell'acqua. Solo quantità di gas davvero molto elevate possono accentuare alcuni disturbi come patologie gastriche o intestinali. Per il resto è questione di gusti. 7. Acqua solo lontano dai pasti. Falso. Un'adeguata quantità di acqua ai pasti, senza esagerare, aiuta molto, migliora la consistenza e la diluizione dei cibi ingeriti, favorendone la digestione. Un bicchiere di acqua ai pasti è un toccasana per l'assorbimento dei nutrienti. Non dimenticatevi di berla, quindi. Bene, amici, sono contenta perché abbiamo fatto chiarezza sui dubbi relativi all'acqua. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, la lista di questi sette falsi miti sull'acqua, per non dimenticarli. E se siete di quelle persone che non si ricordano di bere durante il giorno, guardate questo video che vi spiega i trucchi per bere con costanza ogni giorno. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.